Ah, facciamo la staffetta. Sì, facciamo la staffetta. La staffetta per regione. Ci fa vedere anche... No, vabbè, quella adesso non vi posso fare vedere niente. Facciamo una 8x50. Facciamo due squadre. Facciamo una staffetta per regione. Oh, facciamo così. Nord contro sud. Ascoltate. Intanto... Coppie di regioni. Ci raccogliamo un attimo che vi devo dire due cose ancora. Poi togliamo sta roba. C'è la staffetta, non scappate. La staffetta qua. Sì, la staffetta. Chi la vuol fare? A regione. Facciamo una 8x50 che viene meglio così, capite? Fate frazioni da 50, non da 100, se no diventa ok. Come gli esordienti, sì. Vabbè, ma fa correre tutti, no? Giusto. Se no 100 metri corre il rischio che qualcuno si fa male, capito qual è il problema? Allora, intanto io penso che voi avete visto una cosa, che non appena uno fa una fuga in avanti, nel senso che prova a fare qualcosa che ancora non padroneggia, si perde questa didattica di costruzione, no? Quindi certo. Acquisisco una competenza, un'abilità, devo creare una situazione di apprendimento superiore, però non ci deve essere troppo divario tra quello che ho proposto prima e quello che vado a proporre dopo. L'avete visto adesso, no? Se poi adesso volevamo fare a tre passi, capite? Perché facciamo dei salti troppo in avanti rispetto alla costruzione delle abilità e delle tecniche. Quindi con i ragazzi man mano i passaggi devono essere più graduali. Questa è la cosa importante. E dipende da voi. Il metodo lo avete capito. I vari passaggi li dovete strutturare voi. Ok? Ok. Allora, la volete fare davvero la staffetta? Ma sì, dai. Ok. Allora, dobbiamo...